prodotti finiti. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Eccomi qui a disciogliermi davanti alla videocamera insieme ai prodotti finiti. Questi saranno due mesi particolari perché farò luglio, agosto, agosto, settembre. Essendo stata molto in ritardo con luglio, ho accorpato anche la prima quindicina di agosto. Così vedrete nel corso dell'estate cosa ho consumato. Mettetevi comodi e cominciamo subito. Ho finito tre confezioni di salviettine umidificate. Queste sono le salviettine igienizzanti. A queste ho aggiunto l'alcol e le ho usate per igienizzare le mani durante questi purtroppo giorni in cui dopo ogni contatto con l'esterno bisogna sterilizzarsi. Farle è veramente semplice. Se volete, ho il video già girato di come le faccio, fatemelo sapere e ve lo lascerò qua sotto. Poi due salviettine invece che ho addizionato con acqua micellare per struccarmi. Devo dire che la mia routine serale ultimamente è molto cambiata. Da un po' di tempo io non faccio altro che a letto struccarmi con le salviettine umidificate, poi prima di addormentarmi vado sempre a lavarmi i denti e mentre lavo i denti dopodiché sciacquo bene la faccia e sono a posto così, e poi l'indomani detergo col detergente e vado con la mia routine mattutina. Quindi trovo comodissimo questo metodo. Poi oh là là, questa l'ho fatta da poco, Cellular Boost di Neutrogena, la maschera all'idrogel. Ragazzi, ogni volta che la faccio mi chiedo perché non la faccio ogni sera, perché costicchiano, per questo non le faccio ogni sera, ma devo dire che la differenza della pelle è fantastica. Su di me queste hanno un effetto bomba. Io le compro su Amazon, vi lascio il link qua sotto. Prima usavo quelle viola, poi ordinando quelle viola un giorno mi sono arrivate queste, ma sono fantastiche uguali, non trovo una differenza. Trovo invece un'enorme differenza tra il prima e il dopo, proprio la pelle appare più compatta, nutrita, polposa, e l'effetto dura un giorno e mezzo. Quindi se devo suggerirvi una maschera, queste tra le mille che ho provato sono sicuramente le migliori. Non sono le più convenienti, ma non costano tantissimo. Io 6 maschere le compro sui 18-20 euro a seconda delle offerte e sono veramente veramente buone. Oltre ad essere in questo periodo molto fresche, ad essere molto facili da applicare, a non sgocciolare e stare adese al vostro viso fino all'ultimo minuto, confortevoli dal l'ottimo risultato, buone come rapporto qualità prezzo per l'eccelsa risultanza che hanno sulla mia pelle. Quindi promossissime, ne ho ancora, ma quando finiranno le ricomprerò. Finito, ma già ricomprato, il mio fedele deodorante CN 24 Hour Hot Pink, lui il rosa senza allumini, senza sali di alluminio, senza alluminio cloridrato, ottimo, tiene freschi tutto il giorno, dalla mattina alla sera, anche con i 40 gradi, veramente fantastico. L'unica avvertenza è non spruzzarlo troppo da vicino e non inalare i gas che vengono erogati dalla bomboletta così a pieni polmoni, perché ha un getto molto molto potente. Quindi io addirittura, come vi dico sempre, subito dopo la doccia lo infilo sotto l'accappatoio e spruzzo e rimane tutto dentro il profumo e ne godo a pieno. Fantastico, alla Lidl per poco più di un euro, per poco più di un euro, sì. Finalmente abbiamo finito lo shampoo alla lavanda di Natura Equa, un ottimo shampoo che io comprai l'anno scorso per Enzo per la lotta
rotta ai pidocchi, non che Enzo li abbia avuti, non che ci sia nulla di male, ma grazie a lui e all'olio di lavanda sono riuscita a non fare attecchire i pidocchi a mio figlio in una classe in cui i pidocchi hanno stanziato per più di 3 mesi. Quindi per il futuro c'è il video sul canale come preparare lo shampoo e come fare la prevenzione per i pidocchi. Vi lascio il video qui dove c'è la i col pallino e magari linkato anche in info box. Ricordate questo shampoo che ha una buona concentrazione di oli essenziali e quindi è attivo nella prevenzione, non nell'estinzione o nell'uccisione, ma nella prevenzione dei pidocchi. Diciamo che i pidocchi, dovendo scegliere tra due teste, gli puzza di più quella con questi e quindi non ci va, che non l'altra. In realtà questi shampoo non puzzano affatto, fanno un gradevolissimo profumo di lavanda. Ottimo, io l'ho comprato in bioprofumeria, ma si trova anche su internet, se trovi il link ve lo metto qui sotto. Finito un bagnoschiuma celestiale della Garnier, che la Garnier purtroppo non collabora con me, è una mia grande... un mio grande dispiacere. Io adoro Garnier, ma la Garnier non adora me, purtroppo, non so perché. Ma comunque continuerò a comprarla lo stesso perché fa prodotti ottimi, un profumo di rosa delicatissimo e pulito che è dato dalla componente del sapone di Aleppo, olio di rosa e sapone di Aleppo, idrata e rivitalizza, un profumo fresco estivo, dalla primavera all'estate. Questo è una panacea per i sensi, ragazzi, provatelo, lascia la pelle idratata, non dico nutrita, ma pronta per la ricezione delle creme, lascia la pelle pulita ma soprattutto profumata. È un ottimo prodotto a un prezzo minimo, lo trovate in tutti i supermercati. Ho finito sempre della Lidl lui, lo struccante occhi della Sien. Io lo uso come l'acqua micellare, cioè a me l'acqua micellare della Lidl non piace, mi piace lo struccante occhi da addizionare alle salviette umidificate. Prendo questo, svito il tappo e verso il contenuto all'interno delle salviette. Una bottiglietta, ci faccio 2 pacchi di salviette in pratica, e con queste mi strucco per 3 mesi con 2 pacchi di salviette, quindi molto conveniente e molto molto performante. Porta via il trucco con estrema facilità, non brucia gli occhi, costa pochissimo, lo trovate alla Lidl. Sempre alla Lidl trovate anche il bagno corpo all'avena di PH Bio. Questo prodotto, sono 500 ml di prodotto, è veramente ottimo. Io non lo uso come bagnoschiuma, chi mi segue da tanto lo sa, io lo uso per l'igiene intima e mi trovo benissimo perché ha un pH abbastanza adatto. È un profumo meraviglioso e lascia una sensazione di gradevole freschezza che non invidiano neanche i più blasonati detergenti intimi. Quindi provatelo, molto delicato anche sulla pelle come bagnoschiuma, ma per esempio come bagnoschiuma la sua fragranza non mi appaga completamente, mentre come detergente intimo lo trovo ottimo. Sempre della Garnier abbiamo finito anche l'ultra dolce olio d'argan di camelia. Questo è uno dei prodotti della famiglia Garnier che non mi entusiasma particolarmente perché per i miei capelli risulta essere troppo pesante e perché dentro mi pare abbia anche il silicone. Però, a parte queste due cose che sono delle cose molto personali, se avete capelli molto secchi, molto sciupati, tendenti proprio all'arido, questo potrebbe essere quello che fa al caso vostro, perché è veramente molto molto nutriente, apporta molto olio ai capelli. Quindi oltre ad avere un profumo celestiale, ha anche questa componente super nutriente che per i miei capelli non va bene, ma per magari qualcuno che cerca uno shampoo che porti nutrimento, questo è molto buono. Mentre per me, o esclusivamente per me, per questo faccio il distinguo, perché quello l'ho usato
anche io, mentre questo l'ho usato esclusivamente io, ho usato questo della Omia, il Physio Shampoo biologico, uno shampoo con una formula basica e semplice, con un profumo meraviglioso. Io scelgo sempre quello all'olio di macadamia, un profumo dolce, caramelloso, veramente molto buono, che lava in profondità i capelli ma senza aggredirli. Proprio voi sentite che lo shampoo non è aggressivo, anche la schiuma non è violenta sul vostro cuoio capelluto. Sapete quelle schiume che invadono il vostro cuoio capelluto e non sapete più come sciacquarle via? No, questo fa il giusto grado di schiuma, la sentite la schiuma non troppo ricca ma presente, il deterge lava bene e quando sciacquate i capelli li avete puliti, lucidi, detersi come li volevate voi. Forse non è adatto per capelli troppo secchi, però è un ottimo shampoo. Naturalmente questo è senza siliconi, parabeni, slash, PEG e sale aggiunto, un prodotto bio. Ho finito di Fanola, questa risale proprio ai primi di luglio, forse gli ultimi di giugno, la tintura di Fanola, l'ultima tintura forse che ho fatto, se non ne trovo un'altra non lo so, per portare i miei capelli a una gradazione chiarissima che potesse con uno shampoo blu assomigliare al grigio. Bene, nel momento in cui li ho fatti i capelli erano spettacolari, ora ovviamente col sole e col tempo che è passato un po' di giallo è venuto fuori, ma ragazzi molto meno di quando sono andata dal parrucchiere, quindi le Fanola io le trovo un ottimo marchio di tinture, tengono bene nelle punte dove i capelli erano decolorati, il colore non si è mosso di nulla in tutto questo mese in cui ho fatto shampoo, si può dire un giorno sì e l'altro pure. Devo dire che sono state un ottimo prodotto. Non costano tanto e sono un made in Italy che mi va di promuovere in questo particolare frangente della nostra storia. Altro detergente intimo che abbiamo usato è questo qui, il Nivea Intimo Natural Comfort, piccolino come formato 250 grammi e abbastanza scomodo perché non ha il dosatore. Io lo verso nel nostro barattolino dispenser, quindi non ho questi problemi. Devo dire che invece il prodotto, a differenza della confezione, è molto confortevole come suggerisce la confezione e pulisce bene, rinfresca, è delicato, quindi è un ottimo prodottino low cost che utilizzo sempre con grande piacere quando sono di fretta e non so cosa prendere al supermercato, prendo al volo lui e sono a posto. Finita un'altra confezione di Elmex, questa volta il tubetto arancione, protezione carie con fluoro e con fluoro amminico. Non so cosa sia il fluoro amminico, ma so sicuramente che questi dentifricio mi sono piaciuti tantissimo. L'Elmex mi ha veramente stupito per la qualità e la piacevolezza con cui accompagna il gesto dell'igiene orale. Diciamo che fa venire voglia di lavarsi i denti, il lavarsi i denti non diventa più un attimo fastidioso per le persone che come me hanno un'ipersensibilità al sapore del mentolato, a me proprio mi si spacca, mi si crepa la lingua, quindi con loro ho potuto tergiversare e far passare lo spazzolino tra denti e gengive più volte, perché a me con la menta forte cosa si fa? Si screpolano le gengive e mi si spacca la lingua, quindi capite bene che se sto molto per me diventa una tortura lavare i denti, oppure la sera ho tutte le gengive arrossate. Invece lui ha permesso che io potessi proprio detergere e pulire a fondo la mia bocca e anche la lingua con lo stesso dentifricio senza avere nessun tipo di problematiche. In più la sensazione di pulito dura a lungo. Ora che sto usando un altro dentifricio me ne sto accorgendo in maniera particolare, la sensazione di pulito sui denti, sullo smalto dei denti, dura veramente a lungo, quindi anche se costa un po' di più io ve lo consiglio davvero tanto. Ho finito un coffee scrub che avevo trovato nella box di Look Fantastic, forse la prima che mi è arrivata. Allora è di Mindtine ed è un body scrub con
con per avere la pelle morbida con caffè. È uno scrub a base di zucchero e sale, quindi zucchero, sale e caffè più tanti altri olietti, molto buono. La confezione era esigua, però devo dire che con tutto ciò che era buono non ha nulla a che vedere con il mio scrub al caffè, che è molto più ricco in oli ed è molto più vellutante sulla pelle. Quindi mi è piaciuto, se non, che non siete delle spignattare come me, è un buono scrub. Però se vi diletta prepararvi i prodotti da soli, specie quando il prodotto fatto in casa ha una qualità superiore del 90% dei prodotti che trovate fuori, andate a cercare i miei video sugli scrub, perché qualunque scrub di quelli voi facciate è superiore a al 90%, non voglio essere presuntuosa, al 90% degli scrub che trovate in commercio, con un abbattimento veramente del prezzo notevole. Vi lascio i link nell'info box dove ce l'hai col pallino. Poi, altro prodotto interessante, questo video è pieno di prodotti interessanti, è questo qua, shampoo secco Batiste Tropical. È fantastico. Se non conoscete gli shampoo secco della Batiste, provateli. Io li trovo facilmente su Amazon. Il Tropical è l'unica fragranza che ho mai provato ed è buonissima, tanto buona quanto discreta sui capelli. Vi lascia i capelli assolutamente puliti, freschi, senza la patina di bianco che viene spazzolata assolutamente tutta via. Oddio, io ora neanche la vedo più, se quando anche ci fosse, però io un paio di volte mi pare che l'ho usato anche con i capelli biondi e non ricordo che abbia lasciato patina alcuna. Ottimo rapporto qualità-prezzo, un profumo delicato e questo nella fattispecie pazzesco per l'estate. Sono soddisfattissima di questo acquisto. Io ne ho prese 3 boccette a 16 euro, no, venivano 6 euro a boccetta, quindi sì, 18 euro. 17 euro, ottimo prodotto. Ho finito una confezione di Cotton Fioc della Sien, continuo ad usarli perché questi sono biodegradabili al 100% e mi ci trovo molto bene, mi servono sia per struccarmi che per pulire ed asciugare il padiglione auricolare di Enzino, quindi li adopero con grande soddisfazione. E poi questa volta non li faccio vedere mai, ogni tanto lo faccio per una questione più di servizio che non di prodotti finiti, i Proteggi Slip. Un Proteggi Slip che vi consiglio sono i Proteggi Slip sempre di Lidl. Ci sono in due dimensioni, questi sono quelli piccoli e poi ci sono quelli leggermente più grandi per i post ciclo, per esempio. Questi invece sono Proteggi Slip da tutti i giorni e io mi ci trovo infinitamente bene perché la superficie è di carta e sono delicatissimi, non irritano e in più fungono, cioè se dovesse venirvi il ciclo senza che ve ne accorgeste, loro riescono a mantenere la situazione sotto controllo. Non sono delle cosine tanto per messe lì giusto per, diciamo che assolvono al loro ruolo. Sono 48 in una 45 in una confezione e costano veramente pochissimo. Ho finito dell'Auchan gli scovolini. Allora, questi scovolini mi piacciono molto per quanto concerne la piccolezza del fusto. Questi sono i 0,7 mm e io nell'arcata inferiore ho i denti molto vicini, quindi mi serve uno scovolino molto sottile. Ma mi sono piaciuti pochissimo per la flessibilità, perché sono troppo flessibili, quando incontrano un ostacolo si piegano, quindi dovete stare lì con attenzione, e poi per la piccolezza dello scovolino, è troppo corto, certe volte non riesce ad andare tra un dente e l'altro, cioè non supera la parte, quindi è un sciocco come scovolino. Non lo comprerò più e non ve lo consiglio. Quelli della Lidl sono molto meglio. E ora comparto beauty. Ho finito, ma non butto assolutamente la confezione, il Balance Me Hyaluronic Plumping Mist 99,9% di origine naturale di balanceme.com. Un
tonico, anzi una lozione pre-make-up o pre-creme, pre-trattamenti, fantastica. L'odore non era ottimo, ma il risultato te lo faceva amare lo stesso. Quando si supera la barriera dell'olfatto e tu prendi un prodotto perché è talmente buono che non ti interessa l'odore che fa, vuol dire che il prodotto è veramente veramente buono. Questo mi è arrivato con una box di Look Fantastic. A proposito, se cercate prodotti su Look Fantastic, vi lascio il mio codice sconto qui sotto. È un codice sconto non di affiliazione, ma perché ho acquistato da loro e tutti coloro che acquistano da loro hanno un codice sconto con cui poter offrire uno sconto a coloro che comprano sul loro sito, a patto che il primo sul primo ordine, naturalmente, a patto che questo ordine sia superiore ai 30 euro. Quindi se voleste farvi l'abbonamento a Look Fantastic, se voleste comprare qualcosa, io vi lascio il codice sconto qua sotto. Allora, che dire di questo siero? Era un siero preparatore veramente fantastico, molto idratante, ma soprattutto lenitivo, e distendeva perfettamente la pelle. Io lo facevo proprio, lo spruzzavo, lo facevo stare 2 secondi, poi lo tamponavo con una salvietta l'eccesso e la pelle risultava subito più brillante, luminosa, veramente attiva, è tipo un attivatore della pelle. Fantastico, mi è piaciuto tantissimo. Non vi nego che sono tentata di comprarlo, quindi ci sto pensando. Ho finito della questo correttore lilla, meraviglioso, era così, e il correttore era veramente stupendo. Per il mio sottotono di pelle il correttore lilla è una panacea per spegnere un po' il pallore, e devo dire che con questo mi sono trovata benissimo, performava benissimo, ne bastava poco per dare appunto quella luminosità al volto che cerco. Ottimo prodotto. Per adesso sto usando quello della Vichy, ma quando finirò quello della Vichy forse ritornerò proprio da lui, perché mi aveva stregato. L'unica cosa che non mi piaceva di questo era la pochezza quantitativa del prodotto, è troppo esiguo per l'uso che faccio io, che lo uso in tutto il viso, quindi buono ma poco, però davvero ottimo. Come alla fine ottimo si è rivelato anche questo mascara, il Somptuous Extreme di Estée Lauder. Con questo mascara ho avuto delle fazioni di amore e odio. A momenti lo amavo, prima l'ho odiato perché non performava bene. Dopo che l'ho fatto stare aperto un pochino, è stato amore perché lui mi dava il giusto grado di base per poi passare uno scovolino più piccolo e che più tecnico, che pettinasse. Quindi lui portava il volume, poi il secondo scovolino pettinava e scioglieva quei grumini che potevano formarsi tra un ciglio e l'altro, e l'ho amato, l'ho consumato fino alla fine. Addirittura poi ho aggiunto del collirio, ho continuato ad usarlo. So che molti di voi mi diranno che non si fa, ma io lo faccio quasi sempre, e ne ho un altro che sto usando con grande soddisfazione, sempre con lo stesso gap, che per i primi 5 giorni non dà quella soddisfazione che poi invece vi regalerà per il resto della sua vita. Ottimo prodotto. Questo a me fu omaggiato da Estée Lauder tramite la piattaforma Octoly, ma lo trovate tranquillamente da Sephora. 2 prodotti per le unghie, perché questo mese mi è venuto lo scribizzo di ritingere le unghie. La voglia mi è durata solamente per una volta, perché oramai, ragazze, io sono per le mani al naturale. Non so perché, ma trovo le mani con lo smalto una cosa passata di moda, un po' antiquata. Dopo tutto questo
surplus forse di gel, smalti, queste unghie di tutti sempre super curate mi hanno stufato. Io sono sempre un po' controcorrente, quando vedo che una cosa è inflazionata a me non interessa più, non so perché ho questo carattere, quindi sono strana. E allora nel mettere quello smaltino, che era uno smalto comunque usa e getta, non era un usa e getta, leva e metti, non era un semipermanente, ho usato il quick dry di P2. Se siete persone che tingono le unghie con gli smalti alla vecchia maniera, questo è meraviglioso, vi essicca lo smalto in un attimo, annulla i tempi di posa. Lo trovavo io all'OVS quando lo compravo a pochissimo prezzo, a 3 euro, ed è un ottimissimo ottimissimo essiccativo. Come ottimo ho trovato anche questa penna della Sien per correggere gli errori di stesura del colore. Questa penso si trovi ancora, è completamente usurata anche l'ultima punta, molto buona, faceva il suo dovere. Poi andiamo alle note dolenti. Ho finito per l'ennesima volta questo blush, il Mermaid Cheeks di Wycon, un blush in edizione limitata. Vi posso anche fare vedere il colore, questa è la cialdina di Cotto, perché è appunto un blush su Cotto. Ecco qua, era questo nude, il colore si chiama Naked, era un'edizione limitata che io sono riuscita a trovare in un Wycon di periferia e devo dire che purtroppo dirgli addio per la seconda volta mi dispiace tanto tanto, perché è un colore che sul mio incarnato dona tantissimo. E poi un altro addio pieno di nostalgia lo diamo a questo trio di Smashbox, il Photo Edit Eyeshadow Trio Nude Peak Light. Erano 3 colori bellissimi, di cui ne è rimasto solo uno che non finirò mai, quindi lo metto via, ragazzi, non vogliatemene a male, ma è inutile lasciare nel beauty una cosa che non userò, perché una volta che prendo un'altra palette userò i marroni dell'altra palette. C'era qui il vaniglia, qui il top e qui questo marrone, è scavatissimo anche il marrone, è abbastanza vecchio, l'ho sfruttata come vedete in lungo e in largo, ci saluta e se ne va. È stata una palette meravigliosa che bastava per un make up completo, perché il marrone che è rimasto aveva una scrivenza fantastica e se abbondavate poteva sembrare anche nero per quanto pigmentato era. Il vaniglia era meraviglioso e meraviglioso era anche il top, che fondendosi con il marrone scuro diventava un marrone medio stupendo, quindi veramente una palette completissima in una confezione piccolissima. Bene, questi tutti i miei prodotti finiti di luglio e metà agosto. Ora ci vedremo a settembre per i prodotti finiti di metà agosto e settembre. Bene, questi i miei prodotti finiti, fatemi sapere che ne pensate, fatemi sapere se avete suggerimenti di prodotti con cui possa sostituire quelli che ho finito e soprattutto fatemi sapere come vi sta andando l'estate, lasciatemelo scritto qua sotto. Io vi aspetto sempre su Facebook, sulla pagina Arte per te. Oramai tutti i miei social sono confluiti sulle pagine Instagram e Facebook Arte per te, quindi se volete continuare a parlare con me anche tra un video e l'altro, vi aspetto su Facebook e su Instagram come Arte per te, pennello bianco su fondo rosso. Vi mando un bacio. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo sempre qua per un prossimo video. Ciao!